è un po' come la scenografia sul palcoscenico di un teatro. Deve dare all'utente l'atmosfera del contesto senza sovrastare quella che è la narrazione e la recitazione dell'attore, che in questo caso è il gioiello. Izzigoni ha dato la possibilità di creare una natura senza tempo, molto allusiva e che non necessariamente deve rispecchiare dei veri fiori, una vera natura, un vero paesaggio, ma può attingere effettivamente alle forme del gioiello. Per Bulgari è sempre importante porre uno sguardo anche su quelle che sono le tradizioni artistiche italiane. L'azienda ha fatto una vasta ricerca di quelle che sono le pitture parietali trompe-l'œil presenti nelle ville romane, ma più in generale nei palazzi storici italiani. La complessità di questo progetto per me ha reso automatica la scelta di procedere utilizzando un mezzo digitale per lo sviluppo dell'illustrazione, perché il mezzo digitale mi consente di creare dei documenti a cui tutte le altre maestranze coinvolte riescono facilmente ad accedere e che riescono a manipolare per tutte le declinazioni che il progetto richiede.